La doccia perché praticamente ho nell'inguine, no? Avendo fatto bagno in mare col sale, capito? Comunque sto pensando sempre a queste segnalazioni, cioè veramente non riesco a non cammino. Sto pensando a queste segnalazioni gravissime, cose gravissime, cioè poi ti tocca nell'orgoglio, ti tocca veramente in quei principi vitali della vita. Sudore sale, sì, sudore sale terribile. In questi principi vitali, perché devo pagare io per qualcosa che non ho commesso e non ho fatto? È una cosa gravissima. Cioè. La segnalazione di Pandino Club è gravissima. È gravissima la segnalazione di Pandino Club, è gravissima, anche perché è un canale virtuoso, un canale che produceva visualizzazioni, iscritti, anche se io non pubblicavo più, però producevo iscritti, visualizzazioni, ero un videomaker affermato, avevo un logo. Capito che era il punto di riferimento, cioè ci rendiamo conto, mi avete rovinato l'estate, capito? Mi avete rovinato l'estate. Io ottimista, stavo producendo gadget, stavo producendo magliette, cappellini, penne stilografiche per voi a basso prezzo, cose di uso quotidiano col marchio Pandino. Devi andare dappertutto a parlare di Pandino, al bar, al supermercato, al locale da ballo, in discoteca. E tutti dovete parlare di Pandino, Pandino Club. Adesso nascerà un altro canale che si chiamerà Pandino Club. Io non mollo di una virgola. Anzi, queste cose mi caricano, guardo avanti. Capisco che guardare avanti a volte è difficile. Capisco che guardare avanti è faticoso. Capisco che guardare avanti a volte ti verrebbe voglia di guardare indietro. Perché? Perché la gente è maligna, la gente vuole metterti i bastoni fra le ruote, la gente non sa quello che fa, perché poi quelli che hanno sbagliato dovranno poi prendersi le proprie responsabilità davanti alla legge, davanti alla piattaforma. Comunque, pazienza, Pandino Club non esiste più, guardiamo adesso, mi faccio una bella doccia, mi depuro e poi dopo vedremo cosa fare, vedremo come affrontare il problema, vedremo come risolvere i problemi, vedremo come guardare avanti, vedremo come saltare l'ostacolo, vedremo come mettere di fronte ai problemi, le soluzioni, capito? Perché davanti alle soluzioni si può sorridere.